Ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale. Allora, in questo video vi mostrerò la mia skincare routine, ovvero come tengo cura io della mia pelle. Cominciamo subito. Allora, innanzitutto vado a mettere una fascia, la prima cosa più importante per andare a detergere e a pulire bene il viso, perché altrimenti è fastidioso ritrovarsi i capelli sulla faccia, insomma va soltanto a sporcare i capelli e a dare fastidio alla pulizia del viso. Il primo step riguarda la pulizia degli occhi. Io comincio sempre dagli occhi. Il prodotto che sto utilizzando in quest'ultimo periodo è questo meraviglioso struccante della linea Puro Bio, della marca Puro Bio. Allora, questo è un bifasico praticamente biologico, ovviamente, con estratti di camomilla. Infatti ha un odore bellissimo, a me piace tanto, che appunto sa di camomilla. È delicatissimo e veramente è un ottimo prodotto. Io mi sento di consigliarvelo sia appunto per il profumo, sia per l'efficacia, e poi perché... ovviamente perché bio. Io ho bisogno di utilizzare uno struccante bifasico perché io utilizzo sempre il mascara waterproof, e quindi quello è difficile da struccare con altri tipi di detergenti, e quello migliore è proprio un tipo di struccante bifasico. Prima di iniziare ad utilizzare sempre il mascara waterproof, visto che da quando l'ho provato non l'ho più lasciato, per struccare gli occhi mi affidavo all'acqua micellare Bioderma, che è quest'acqua. Questa è nel formato 500 ml, ma c'è anche quella più piccola. Comunque è un'acqua ottima, ha un buon inci, la trovate in farmacia e in parafarmacia, è veramente meravigliosa. È un'acqua in odore, o comunque ha un odore proprio leggerissimo, quasi impercettibile, è delicatissima, deterge per bene, strucca perfettamente. È veramente valida, quindi io la consiglio per chi non ha bisogno di andare a struccare cose waterproof. E un'altra che ho provato è quella della Sobioetic, questa qui. Questa però all'aloe vera. Devo dire che non mi sento di consigliarvela, perché a parte il fatto che per struccarmi, io poi l'ho utilizzata nel periodo in cui già mi struccavo con il mascara waterproof, quindi magari la mia recensione è comunque un po' più mirata per quanto riguarda il fatto che l'ho utilizzata solo in quel momento, non l'ho utilizzata quando non avevo mascara waterproof, quindi non vi so dire, anche se immagino sia comunque migliore lo struccaggio di quello che ho avuto io. Comunque sia, è stato veramente difficile struccarmi e ci è voluto tantissimo, e non ricordo se poi sono dovuta andare a prendere dell'olio per sciogliere il mascara, perché comunque non riuscivo in nessun modo a togliermi il mascara, mi ho sfregato tanto, insomma non va bene per quanto riguarda un trucco un po' più pesante. Questa è biologica, è appunto della Sobio, e non mi sono trovata bene. Bioderma invece, nonostante io non la utilizzi perché comunque lo struccaggio è più difficile, quando non compravo ancora uno struccante bifasico, che mi facilita molto di più l'esistenza praticamente, per questo lo compro, la utilizzavo comunque per il mascara waterproof, e in quel caso ci voleva di più a struccarmi. Poi andavo anche con un cotton fioc, con l'acqua micellare sul cotton fioc, a andare a struccare perfettamente tutte le ciglia, però il risultato alla fine c'era, e anche se non era immediato come quando la usavo non per un trucco waterproof, un mascara waterproof, faceva comunque bene il suo lavoro. È comunque un prodotto ottimo, come vi ho detto. Allora, dopo questa breve introduzione alle acque micellari, struccanti, eccetera, per darvi una mia visione generale, passiamo subito allo struccaggio. Allora, vado a prendere un dischetto di cotone, un semplice dischetto di cotone, e appunto lo bagno con il mio struccante. E vado delicatamente a tamponare l'occhio. Piano piano faccio dei piccoli movimenti circolari e indisso sulle ciglia. In questo modo. Ci tengo a precisare che questo è un passaggio fondamentale. Dobbiamo tutti avere cura come del nostro make-up, anche della detersione del viso. È un passaggio importantissimo per la vostra pelle, che sicuramente diciamo vi ringrazierà, soprattutto con il tempo. Un'altra cosa che voglio dire è che io sconsiglio lo struccaggio con le salviettine.
Io quando ero più piccola usavo solo quelle, poi con il tempo sono cresciuta con le salviettine, è decisamente più veloce, però il risultato è nettamente diverso, sia perché non andiamo a detergere bene il viso, sia perché con la salviettina andiamo soltanto a portarlo in giro senza struccarci bene. Dopo aver struccato gli occhi, vado a struccare le labbra, sempre con il bifasico. Adesso manca soltanto il viso e per farlo, per struccare il viso invece, utilizzo un latte detergente. Io sto usando questo della Sienne, che è veramente molto delicato, è senza ingredienti dannosi e la qualità prezzo è veramente ottima, perché per 250 ml costa intorno a comunque sotto i 2 euro, quindi è veramente un ottimo prodotto. Metto un po' di prodotto sul dischetto e poi lo vado a posizionare in alcune parti del viso e procedo dal centro del viso verso l'esterno a struccare. Dopo aver struccato bene il viso, controlliamo se sul dischetto resta ancora del prodotto e lo strucchiamo fin quando il dischetto non resta pulito. Adesso, prima di andare a sciacquare il viso, utilizzo un accessorio per me diventato must have. Io mi trovo veramente bene da quando lo uso, ce l'ho da più di 2 anni ed è il Face Cleansing, praticamente è un simil Clarisonic. Questo è della Imetec, bellissima, praticamente ha tramite delle vibrazioni con questa testina va a pulire perfettamente tutto il viso e tutti i pori, lasciandoli liberi di respirare. Applichiamo sulla testina appunto un po' di prodotto, io ne utilizzo svariato, ne ho utilizzato uno della Sienne, sempre che trovo da Lidl, oppure ne utilizzo uno dell'Alchemilla, veramente molto bello, lo vado ad applicare appunto su questa testina e poi la bagno leggermente e vado su tutto il viso in modo da pulirlo perfettamente. Dopo aver applicato in piccola dose il prodotto, vado ad accendere e a portare in giro per tutto il viso il mio accessorio che pulisce in profondità. Vado bene ai lati del naso e strucco così efficacemente tutto il viso, ovviamente tralasciando gli occhi. Allora, dopo aver deterso il viso con acqua, vado ad asciugare tamponando per non tirare e stressare la pelle. E una volta che ho finito, vado a prendere il mio tonico astringente, questo è della Anthos, è un tonico astringente appunto per pelli grasse. Lo vado ad applicare su un dischetto e lo applico sul viso. Dopodiché prendo la mia crema dermopurificante di cui vi ho parlato nel primo video di make-up, che applico prima del trucco, oppure anche se non mi trucco la applico la mattina e la sera dopo essermi struccata. E la vado a stendere dal centro del viso verso l'esterno, con movimenti circolari, e sul collo, sulla fronte anche. Ok, faccio anche un massaggio al viso proprio, e quindi porto verso l'esterno, sul collo, sulla fronte, e la stendo per bene. Infine, come ultimo tocco, prendo il mio contorno occhi, anche questo è della Anthos e ha tutti ingredienti molto carini come il miele, l'albicocca, la mela, è veramente molto delicato e poi c'è un sacco di prodotto qui dentro. Faccio uscire un po' di prodotto e poi lo vado a tamponare sul contorno occhi. Eccomi qui ragazze, io ho finito.
Questi sono tutti i passaggi che faccio quando mi trucco. Ovviamente, se non mi sono truccata durante la giornata, vado soltanto a lavare il viso prima di andare a dormire. Però devo dire che questi passaggi, anche se è tardi, anche se sono stanca e tutto il resto, li faccio sempre. Io ve lo consiglio perché in questo modo la vostra pelle respira durante la notte e il giorno dopo l'avrete fresca e pulita. Ovviamente anche gli occhi non saranno appesantiti dal mascara che magari può rimanere tra le ciglia, eccetera. Vi consiglio di struccare sempre bene il viso. Spero che questo struccaggio vi sia piaciuto. Io vado e vi auguro una buona serata, una buona giornata, a seconda di quando state guardando questo video. Grazie a tutte, e se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, mettete un mi piace, non vi dimenticate. Grazie ancora e ciao, alla prossima.